Questa trasmissione vi è offerta da Amici sportivi, buonasera, buonasera e ben ritrovati con Ultra Zoom, puntata numero 19, quella di questa sera, puntata a ridosso di quello che poi è stato la scorsa settimana, a ridosso tra quella che è stata la scorsa settimana e l'altra di quelle che sono state le manifestazioni carnevalesche. Siamo stati in diretta a più riprese, non solo per quanto riguarda la diretta della domenica, ma poi naturalmente abbiamo seguito attentamente quello che è stato l'epilogo di un carnevale sicuramente importante, sicuramente a ridosso da quello che poi è il discorso prettamente calcistico. Una giornata, quella di oggi, prettamente invernale, di solito si dice quando si commenta un evento, giornata prettamente primaverile. Questa volta possiamo dire tranquillamente giornata prettamente invernale, perché non solo piove ma fa molto freddo. E tutto questo a ridosso di quello che poi doveva essere una o due giorni di spettacolo nella città vesuviana di Striano. Ebbene, è notizia di questa mattina, di questo pomeriggio, che viste le condizioni climatiche avverse, queste ennesime manifestazioni sono state rinviate a data da destinarsi. Naturalmente questa volta non si andrà più nello specifico per quanto riguarda la data, perché altrimenti si diventa quasi una situazione imbarazzante, perché quando, ahimè, le condizioni climatiche non sono del tutto idonee, pure perché è un periodo particolare dell'anno, meglio soprattutto soprassedere, visto e considerato che, ripeto ancora una volta, sono stati tanti gli eventi. Di questo e tanto altro parleremo stasera. Parleremo naturalmente stasera molto di calcio, poi apriremo questa parentesi ancora una volta, visto che ci troviamo a Striano. Lo si evince dal rullo che scorre dalla caffetteria Pellegrino, ma soprattutto ritorneremo sulla manifestazione carnevalesca, visto e considerato che sono stati diversi giorni di grande intensità. L'ultima giornata è stata quella di sabato scorso, recuperata quella che poi è stata la defiance del lunedì, sempre per condizioni climatiche avverse. Una cosa è certa, senza se, senza ma, è stato sicuramente un carnevale intenso che ha portato tante persone alla presenza fisica qui in quel di Striano per la 35esima edizione di questa manifestazione, oramai radicata non solo più a livello regionale ma a scala nazionale, e che ha visto sicuramente ampi consensi. Una manifestazione che ha visto poi, tra le altre cose, come vittoria sicuramente dal punto di vista della scelta per quanto riguarda i carri, perché poi i carri erano delle opere molto molto belle. Come in ogni competizione ci deve essere qualcuno che alla fine deve tagliare il traguardo, e ha vinto, credo con merito, il Rione Piazza, a seguire tutti gli altri, ma ripeto, erano tutte opere molto molto belle, anzi, ad onore del vero, bisogna dire, bisogna essere onesti, probabilmente sono tutti i vincitori, quelli che hanno messo in essere queste opere non facili da creare ma sicuramente importanti. E quindi un plauso va a tutti coloro che hanno fatto sì che questo carnevale ancora una volta giungesse al termine con i consensi da parte di tutti. Ma poi ritorneremo su questo, pure perché c'è il trofeo di chi quest'anno lo ha
ha vinto questa situazione. Ci sono state naturalmente, come ogni cosa, oggi vedevo neanche a fare l'appuntamento oggi un video, ieri sera non ricordo, pure perché l'età avanza, del brano che poi accompagna tutto, We Are the Champion, che è poi quello che poi trascina letteralmente tutti. Cinque rioni che hanno dato lustro, hanno dato vanto e hanno dato prestigio all'organizzazione di questo carnevale, che ha visto la sinergia tra quello che poi è il mondo appunto dei carristi, dei rioni, cinque rioni tutti alla grande, e soprattutto principalmente con la collaborazione fattiva anche degli enti e di tanti partner e di partner principali, coadiuvato pro tempore come sempre dal presidente Nando Prospero Ferrara, il quale sicuramente in un modo o nell'altro bisogna dargli sicuramente adito di aver creato qualcosa di importante insieme a tutti quanti, perché belle le sue parole dal palco quando disse: io rappresento ma sono loro i protagonisti. E ancora più bello fu quando disse: non consento a nessuno di speculare su questi ragazzi, perché senza nulla a pretendere, senza sì e senza ma, anzi con risorse sicuramente non diciamo così esose, ma perché fa parte di un contesto sicuramente anche di tanta aggregazione anche economica, sono riusciti a creare qualcosa di incredibile. Poi torneremo sul discorso del 24 e del 25, perché questa puntata doveva essere praticamente il trade union di quello che poi doveva essere domani sera e dopodomani, con la presenza di tanti artisti, ma ahimè le condizioni climatiche hanno fatto sì che tutto questo ancora una volta ci fosse lo stop. Ma d'altronde un po' in ogni parte le manifestazioni in programma per domani sono state rinviate, perché le condizioni climatiche, ripeto, ancora una volta non sono delle più positive. D'altronde c'erano parecchi che domani dovevano andare al mare, hanno rinviato il tutto perché se ne parlerà tra qualche periodo, visto e considerato che non si possono mettere in costume, tranne Nando Prospero Ferrara, che aveva acquistato un costume fuori dal normale, ma significa che lo farà prossimamente con i nessi e connessi. Ringrazio Gerardo Tucci dalla regia, Pasquale Turco qui in esterno, ma vado a presentare il parterre. A partire dalla mia sinistra, è in difetto, va bene così, non tutti siamo impeccabili, ma avrà modo, tempo e modalità di rifarsi, e lo vado a salutare col sorriso sulle labbra. Ultima volta che fu presente a Striano in un'altra diretta, in quel di Angelo Nappo, stile uomo, è proprio con lui avevo toppato, e lo diciamo in diretta in modo tale che poi hai la possibilità di rifarti. Buonasera al direttore, ma soprattutto tale scout, attualmente responsabile con il Cagliari Calcio, buonasera a Gennaro Ciotola. Buonasera direttore. Ciao Nello, buonasera a te. Quindi hai giusto 10 secondi per rifarti, quindi siamo in difetto, l'anno prossimo sicuramente ci rifaremo, dai. Ha parlato proprio da politico, va bene così, l'anno prossimo io direi chi vivrà vedrà. A seguire, non era, voglio dire, politico perché era un linguaggio politichese, a seguire in tournée in queste ore, presente come sempre, il primo cittadino della comunità stranese, l'architetto Aristide Rindia. Buonasera sindaco. Buonasera a te Nello, buonasera a tutti i telespettatori di Capri Event, e grazie per l'invito, grazie per la tua ennesima presenza sul nostro territorio, nel nostro paese. Andiamo avanti. Andiamo, va bene così, andiamo avanti. Naturalmente col sindaco senza perdere tempo. Poi col sindaco naturalmente parleremo non solo. Non ti riconvenevano. Ci mancherebbe. Parleremo di quello che parleremo di calcio stasera, perché poi bisogna essere un po' bisogna anche divertirsi, e soprattutto parleremo di quello che è stato. A seguire, mister, attualmente collabora, ma più che altro la mano fattiva con la scuola calcio Striano, in odore di panchine importanti, perché questi sono i periodi che poi si cominciano a gettare le basi per quello che sarà. Buonasera a Giovanni, buon aiuto. Grazie per l'invito Nello e per la bella presentazione, sono contento come sempre di partecipare alle tue trasmissioni e di stare insieme ai tanti ospiti. Hai seguito mediaticamente anche quello che è stato questo carnevale, perché tu l'hai seguito come tappe nelle presentazioni, nelle situazioni, c'è il responsabile del rione che ha vinto, ho scoperto l'altra volta che era un tuo allievo praticamente. Una frase mi disse, quando si parlava il fatto di giocare o non giocare, lui mi disse col sorriso sulle labbra: a me mister Buonaiuto non mi faceva giocare. Perché già allora avevo capito che lui aveva altre caratteristiche artistiche. Questo mi è piaciuto.
questo è bellissimo, voglio dire. E quindi era giusto mettere in evidenza anche questo. Grazie a Giovanni Buonaiuto. Nel frattempo, Pasquale Turco, non so se hai fatto già la panoramica per quanto riguarda, no, lo faremo dopo. Ci sono altri ospiti, c'è uno in particolare, chiedo scusa, ha i capelli lunghi, porta lo stesso taglio mio praticamente, ha il suo sguardo tenebroso, eccolo qua, se lo stanno inquadrando, può anche guardare in camera, voglio dire, ma perché fai lo sguardo così sexy, voglio dire, no, ma puoi stare anche sciolto, voglio dire, tranquillamente, no, perché poi ti guardo, ecco qua, va bene così. Naturalmente lui è Michele Mirabella, in arte per tutti, Bambiniello, perché Michele Mirabella lascia il tempo, invece Bambiniello, pensate, per gli amici che stanno a casa, a parte i parenti, c'è qualcuno che ci segue, Gennaro Ciotola, prima ha detto lui è il signore, come ha detto? Delle graffe. Sì, vedi, si è diventato, voglio dire, di spessore, questo, no, grazie a te, voglio dire, no, voglio dire. No, vabbè, no, lui non ha il microfono, poi lui, anzi, mister Buonaiuto, glielo dai un attimo il microfono. Gentilissimo. Buonasera, comunque le dicevo che Nello mi fa tanta pubblicità, che è tutta con tanta sincerità, quindi... Senti, se stai diventando leggermente russo, è perché hai messo il fardo o perché ti stai... Oh, un attimo? No, sono emozionato. Sono abituato, no, perché vado alla curva B a gridare... Ho capito, va bene così, era giusto mettere in evidenza. Tra altre cose, bisogna dire, ringraziamo anche i partner, sta scorrendo il rullo, stasera grazie anche a Maki Go, soprattutto all'amico fraterno Andrea Cortella sotto il portone, che stasera non è con noi perché sta lavorando e quindi... E poi Caffetteria Pellegrino, una cosa non abbiamo capito, Raffaele Pellegrino è andato via da qua, non sappiamo, è andato a Dubai, doveva truccarsi anche lui. Nel frattempo dall'altro lato ci sono le collaboratrici qui della caffetteria, appunto, Pellegrino, Pasquale Turco le sta inquadrando, eccole qua, basta questo, loro per una questione di diritti d'immagine non so se possono parlare, poi chiediamo a Raffaele Pellegrino se possono parlare o meno, per ora sono loro le responsabili che trovate ogni giorno qua in caffetteria. Perfetto come sempre Pasquale Turco, e allora iniziamo questa carrellata, mister Buonaiuto. Partiamo proprio da Giovanni Buonaiuto, quello che è stato lo scorcio ieri sera del cammino europeo delle squadre italiane con l'epilogo in Europa League, in Champion praticamente un pareggio e una sconfitta, credo, secondo il mio modesto parere, entrambi hanno la possibilità di andare oltre perché poi si gioca su 180 minuti più il dovuto recupero, come dicevo, un noto personaggio. Io credo che per quanto riguarda la Champion sia la signora del calcio italiano ha tutte le possibilità di andare avanti, perché poi, voglio dire, anche se un pareggio in casa, però ha nelle corde la possibilità di andare oltre. E poi ti pongo subito una domanda: come si può passare da un giudizio negativo di un allenatore il quale lo scorso anno disse ci sono due giocatori che secondo me la Roma deve riflettere dove mandarli in prestito, diceva, soprattutto perché lo diceva sia per Alisson, questo portiere che secondo me è qualcosa di incredibile, straordinariamente forte, ma per tanti motivi, come personalità, come costanza mentale, come modo di interpretare, perché poi è uno che si prende responsabilità. Mi riferisco a Spalletti, lo scorso anno disse per me potete pure darlo, e mentre pure il Turco, questo ragazzo incredibile, questo under che ha dei colpi straordinari. E quindi come si può passare da è un po' l'andazzo di tutti gli allenatori, di tutti gli addetti, ognuno di noi ha delle fobie, ha delle situazioni, oppure il calcio è diventato talmente strano che ci sono variabili impossibili? Partiamo da questa domanda, perché so che tu mi risponderai come sempre con onestà intellettuale, e poi ritorneremo su quello che è stato il percorso in Champions, per quelle che sono state le squadre estromesse dell'Europa League, tra l'altro il Napoli e non solo, e poi altre squadre che andranno avanti. Prego, mister. Quanto tempo ho a disposizione per... No, tu hai carta quesiti bianca, senza esagerare. Pure perché ti spiego una cosa, c'è il sindaco che quando prende il microfono è la cosa più forte di lui, voglio dire. Quindi se ottimizziamo i tempi tutti, andiamo avanti. È deformazione professionale per il sindaco. Allora, per quanto riguarda il fatto di Alisson, mi ricordo l'anno scorso, Spalletti disse che il ragazzo doveva andare a giocare, ma che comunque era bravo. Non si aspettavano questo tipo di esplosione, però Spalletti disse che era bravo. Poi nel calcio il direttore sa di che cosa... Dire addirittura che non era brava. No, 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 ma disse che era lo stesso a livello di Chesney, ma chiaramente lui preferiva Chesney forse, certo, per una questione di maturità. Poi nel calcio vige il pragmatismo, si vive alla giornata,
Quello che oggi è bianco, domani può diventare tranquillamente nero. Non ci sono mezze misure. Si passa dal miglior giocatore del mondo ad uno di quelli che potevi, può giocare. Però come esempio potevi fare pure altri due colori. Potevi dire dal rosso si passa al nero, dal bianco al celeste, dal nero all'azzurro. Hai ragione, ho sbagliato i colori, ma sono daltonico fondamentalmente. È così, il calcio è questo. Tu ne hai l'esempio di Sarri. Tutti voi tifosi del Napoli, che non capite che cosa avete di così prezioso, un giorno Sarri è il miglior allenatore del mondo, il giorno seguente perché la squadra non ha reso bene, Sarri bisogna cambiarlo, no. Uno bisogna avere un'idea unica e giusta sia di una persona che di un calciatore. Non può essere altalenante. Oggi gioca bene, è un grande giocatore, domani gioca male, non lo è. No. Per quanto riguarda il discorso di Sarri, parlano i risultati, nel senso che a prescindere se vince o non vince, questo lascia il tempo che trova, però sì, infatti, record su record io è qualcosa di allucinante. Prima dire. Ne parlavamo, io purtroppo ho chiesto asilo calcistico da interista, chiedo asilo calcistico a qualche società che mi prende come tifoso quest'anno perché non ce la faccio più, ma da sportivo io quando vedo giocare il Napoli mi emoziono, da allenatore prendo appunti. Perché questi effettivamente lasceranno una traccia. Io prima ti ho fatto un esempio che avevo fatto, avevo fatto ai ragazzi a scuola l'altro giorno. Io dei mondiali del 74 in Germania, per quanto riguarda la squadra che ha vinto, la Germania, io ricordo i nomi di giocatori, Bonhoff, Beckenbauer, Breitner, Müller, ma dell'Olanda io ricordo il gioco di questo Napoli, da qua a venire, si ricorderà come di una squadra che ha espresso forse uno dei migliori temi calcistici degli ultimi 20 anni. Per cui non so che cosa ci sia da dire su questo tecnico. Poi il calcio è opinabile, viviamo in un mondo dove vige la libertà di parola e di stampa, per cui tutti dicono la loro. Juve e Roma, partiamo dalla Champions. Io penso che la Roma abbia qualche possibilità in più, per la Juve sia molto molto complicata, anche se come organico tu avevi ragione. La Juve ha un organico assolutamente per primeggiare sia a livello italiano che europeo, però avendo visto la partita, avendo visto le due partite, penso che alla lunga abbia qualche chance in più la Roma rispetto alla Juve. L'Europa League, due restano, due vanno fuori, il Milan va avanti, la Lazio va avanti con un Immobile straripante, quest'oggi sorteggi, Milan, Arsenal e Lazio Locomotive. È un'Europa League alla portata delle squadre italiane oppure ancora una volta poi col tempo si dirà per l'ennesimo anno facciamo passo? Io penso che questa era l'Europa League per il Napoli e forse pure per l'Atalanta. L'Atalanta mi è dispiaciuto molto che sia uscita, però comunque ha preso una squadra importante, il Borussia Dortmund è una squadra esperta. La Lazio ha un organico importante su un telaio di gioco che sta rendendo al massimo, forse può arrivare fino alla fine. Sul Milan non ho buone sensazioni, perché non è una squadra che gioca un bel calcio. Gattuso ha portato quelle che sono le sue caratteristiche, grinta, determinazione, voglia di arrivare per primi sulla palla, ma a livello di trame di gioco a me non piace. Io, tu lo sai che sono di sacchiana memoria, secondo me in Europa vince chi gioca meglio, non chi non fa giocare meglio gli avversari. Perfetto. Gennaro Ciotola, poi a seguire il sindaco. Gennaro, il mister Giovanni Bonauto in un passaggio dice il calcio italiano sì, però a memoria poi alla meglio sempre chi gioca un calcio migliore, però se guardiamo un po' l'andazzo europeo, faccio un esempio, Chelsea-Barcellona, io l'ho vista. Credo che dal punto di vista tattico sia stato un capolavoro incredibile di Antonio Conte, perché ha disputato una grande partita della sua squadra, poi c'è stato un errore di individualità, dove ha fatto un errore roba da impazzire, finisce 1-1, però se dobbiamo dire che in Europa c'è una squadra talmente forte al di sopra delle altre, a parte il Manchester, che lo voglio dire più in seguito per tanti motivi, fino ad ora è una Champions sicuramente importante, ma non più come le altre volte. Quindi credo che chiunque, compresa la stessa Juventus, tranquillamente, non solo potrebbe arrivare fino in fondo, ma giocarsi tutte le carte. Sì, Nello, sicuramente il Manchester ha qualcosina in più rispetto alle altre, ma anche dal punto di vista mentale, perché
ha parecchi punti di vantaggio rispetto alle altre concorrenti nel campionato inglese, quindi loro affronteranno la Champions con la stessa cosa la poteva mentalità. Essere per il Paris Saint-Germain, voglio dire che sì, però il Paris Saint-Germain ha avuto questo incontro che poteva ravvicinarsi sicuramente in una semifinale. Incontrare il Real Madrid a questo punto della competizione non è facile per nessuno. Il Real Madrid sembrava una squadra che era un po' allo sbando, si parlava addirittura che Zidane potesse andare via, però poi quando quella squadra lì sente quella musichetta si trasforma tutto, perché loro sono abituati e mentalizzati a fare certe partite. Per quanto riguarda il discorso che si parlava di Sarri, sicuramente è stata una scelta della squadra, dello spogliatoio, della società, non andare oltre a questo turno di Europa League, perché se Napoli voleva passare il turno era sicuramente la partita con l'Ipis in casa veniva gestita in maniera diversa. Ieri il Napoli è andato in Germania per salvare l'onore e per rispettare la gente che c'era lì, quei tanti tifosi che sono andati a vedere la partita, perché parliamoci chiaramente, affrontare due competizioni tra febbraio, marzo e aprile con 13-14 calciatori, Nello, diventava veramente impossibile. 13-14 uomini, perché devi calcolare che tra questi 13 ci sono tre portieri, attenzione. Assolutamente, e quindi assolutamente sì. Bisogna valutare anche questo, che è una cosa molto importante. Quando Mario Rui si è cacciato a terra, pensi domenica chi gioca se Mario Rui, certo. Non è, perché ovviamente adesso hai preso Milic, ma Milic è un calciatore che viene comunque da 5-6 mesi di inattività, non è pronto per andare subito in campo, quindi la società ha fatto questa scelta di puntare a vincere lo scudetto. Vincere cosa vuol dire? Crederci fino alla fine, perché poi se sentiamo in giro parlare di fallimento, con tutto il rispetto, Nello, per la storia del Napoli, ma il Napoli in 90 anni di storia ha vinto due scudetti, quindi no, la storia del Napoli si racchiude in 18 mesi, esatto, parlare di fallimento, ma questo credo che sia più una pressione mentale per creare un imbarazzo su un ambiente che aspetta da tempo, sapendo che è un organico al di sotto degli altri, quindi è pura soltanto, credo, il fatto di metterti pressione, ma tutti sanno che è qualcosa che sta andando. Parlare di fallimento sembra veramente una parola ridicola. Vedi, qui chiedo l'ausilio anche dell'architetto Rendina. Dipende la tipologia di linguaggio mediatico. Si è partito dalle dichiarazioni di luglio, quando Massimiliano Allegri a Torino diceva: noi puntiamo decisamente a tutti e tre obiettivi, perché siamo condannati a vincere per tantissimi motivi. Poi si è passati al discorso e al linguaggio di dire, dopo il pareggio col Tottenham, ma non è detto che noi dobbiamo sempre arrivare fino in fondo a quello che è il discorso europeo. Il nostro obiettivo principale e primario è il settimo scudetto. E si passa ad un altro linguaggio, quello che, e parlo del Napoli in questo caso, per una squadra che sicuramente non ha 24 giocatori di prima fascia come ce l'ha la Juventus. Se Napoli non vince si dice è fallimento, quindi dipende come lo si imposta e come sono i poteri mediatici, i poteri, sono tanti fattori che lei sa meglio di me, purtroppo fanno parte della vita. E allora perché si passa da un picco dove si dice noi siamo, e poi a un picco in difetto dicendo se non vincono gli altri è fallimento? Il solito gioco delle parti, ecco. Come in tutti i settori della vita, anche nel calcio il gioco psicologico ha un suo valore, e chiaramente ha anche, diciamo, un valore strategico. Certo. Mi riallaccio anche a quello che era il discorso che si faceva prima rispetto a calciatori che nel corso di un anno calcistico non rendono così come si vuole, poi stranamente nell'anno successivo diventano dei campioni. Diventano dei campioni non perché nell'anno precedente non c'erano le qualità tecniche,
la forza, la determinazione, ma molto incide la questione psicologica, quindi la fiducia dell'ambiente, la fiducia del mister, la fiducia degli amici e quindi dell'intera squadra. Quindi anche questo chiaramente fa sì che si possa diventare campioni da un anno all'altro. E questi calciatori di cui parlavamo prima, il portiere della Roma, Alisson, così come il turco, l'attaccante che ci sta un pochettino anche strabiliando tutti, insomma, con la sua forza, la sua determinazione, evidentemente già questi erano dei campioni, o quest'anno hanno trovato l'ambiente ideale per poter esplodere. La stessa questione vale per il campionato. È chiaro che oggi, oltre che la forza, l'organico, la qualità del gioco, su cui forse non ci sarebbe da discutere, insomma, il Napoli, diciamo, avrebbe gioco facile o dovrebbe avere gioco facile nel vincere lo scudetto per quest'anno, per tutta una serie di, diciamo, di evidenti situazioni che stanno sotto gli occhi di tutti. Però il gioco delle parti, quindi anche il gioco psicologico, per cui una partita persa diventa un dramma e la domenica successiva la vittoria diventa qualcosa di eccezionale, chiaramente fa sì che ci sia questo gioco che serve, anche se, diciamo, anche fa parte un po' del nostro carattere, voglio dire. Il gioco delle parti serve per destabilizzare chiaramente l'altro, insomma. Certo. Si fa in tutti i settori, si fa anche nel calcio, per combattere, per annientare l'avversario. Solo che se quest'anno ci fosse stato il Napoli sarebbe praticamente già finito il campionato. Il campionato, così come sì. D'altronde bisogna anche riconoscere un'altra cosa. Quest'anno non è stato un bell'anno per il calcio italiano. Con l'eliminazione dai mondiali. Però bisogna dire che, nonostante tutto, io penso che il campionato italiano sia ancora oggi uno dei campionati più belli, diciamo, che esista al mondo. Anche perché se in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Spagna finiscono quasi sempre, diciamo, 3-4 mesi prima i campionati, non è che poi c'è tutta quella quell'entusiasmo. Io concordo con lei, quindi un merito ce l'avrà pure questo Napoli che fino ad ora ma non solo il Napoli, un anno è il Napoli, l'anno scorso era la Roma, sì, era il Milan, l'Inter. Significa che il campionato italiano tutto sommato è un campionato. La Juventus in rapporto allo scorso anno ha 2 punti in più in classifica. E clamorosamente c'è un'altra squadra che sta davanti alla Juve, quindi significa che il campionato italiano tutto sommato esprime un calcio a livelli abbastanza alti. Anche se si è creata una dicotomia tra quelle che sono le prime e il resto, ci sono squadre quasi imbarazzanti in Italia. E allora, noi nel frattempo, intanto aggiorniamo anche il finale dell'anticipo di Serie B, c'era Spezia Salernitana in programma, è finita 3-0 per lo Spezia, dunque altra sconfitta per quanto riguarda la Salernitana. Era giusto per dimostrare che siamo rigorosamente in diretta dalla caffetteria Pellegrino, dove ci sono ospiti tra gli altri, oltre a, appunto, mister Giovanni Buonaiuto, l'architetto Aristide Rendina e Gennaro Ciotola, ci sono tanti altri amici dall'altro lato, che parleremo di Carnevale, perché è giusto pure dare l'epilogo a quello che è stato. Dall'altro lato ho visto pure Valentino Falco, che sta là fuori, che prende la pioggia, poverino, ha una certa età, cerchiamo di proteggerlo perché è in via di estinzione, altrimenti rischia poi, e quindi questa cosa è importante. Di questo e tanto altro, se Pasquale Turco mi dà l'ok, noi andiamo in pubblicità per ritornare qua per parlare di questo e tanto altro, ma soprattutto e principalmente, ripeto, tutto questo dalla caffetteria Pellegrino, dalla città di Striano.
tornati in diretta dalla caffetteria Pellegrino in quel di Striano, soprattutto con i nostri ospiti. Ad onore del vero si è aggregato, prima l'abbiamo citato perché era partito per Dubai per prepararsi e truccarsi, parliamo di Raffaele Pellegrino, sappiamo però che è tutto a posto, eccolo qua, e neanche a fare a posto, lo stanno inquadrando in questo momento con la sua bellissima principessa, la quale sorridente e gioiosa, e questa è una cosa molto bella. Noi, ripeto ancora una volta, quando sono le 21:13 minuti primi al digitale di Capri Event, stiamo trasmettendo in diretta la puntata di Ultra Zoom, ha reso conto di quello che è stato il carnevale qui a Striano, perché ci troviamo in quel di Striano, le prossime settimane dovremo rimanere sul territorio, dove Rione Piazza ha vinto come la 35esima edizione del carnevale strianese, e devo dire che è stato un carnevale molto molto bello, ma per tantissimi motivi, per aggregazione, per intensità, ma ci torneremo fra poco, perché poi andremo ad ascoltare la voce viva, e c'è anche il trofeo esposto, molto bello, voglio dire, nello specifico, e quindi continuiamo questo nostro discorso, ripeto ancora una volta, serata voluta qui dalla caffetteria Pellegrino, Raffaele Pellegrino insieme ai compagni di viaggio, lo si evince anche dal rullo, con, ecco qua, il trofeo del carnevale assegnato appunto a Rione Piazza, ripeto ancora una volta, con Maki Go e con Andrea Cordella sotto Porton qui a Striano. Quindi ripeto, continuiamo questa nostra chiacchierata. Vorrei riprendere il discorso proprio col sindaco, perché si parlava di calcio, perché ogni tanto è pure bello parlare di calcio e della politica, voglio dire, fino a un certo punto, pure perché se si parla di calcio bene o male, altrimenti quando si va nella politica poi andiamo in situazioni molto contingenti molte volte, no? Sindaco, per quanto riguarda il discorso europeo, secondo lei? Penso che i giochi siano ancora tutti da fare, nel senso che tutte le squadre, compresa la Roma, la Juve, hanno ancora qualcosa da dire nella partita. Io credo che nella partita di ritorno hanno tutte e due l'organico, diciamo, e la forza per poter ribaltare tranquillamente, diciamo, le partite, quindi potrebbero tutte e due qualificarsi, che sarebbe un fatto, diciamo, importante, ripeto, come dicevo prima, in un momento particolare del calcio italiano, avere tutte e due le squadre che superassero chiaramente il turno. Nel frattempo, per chi non lo sa, lo dico io, in questa vetrina ci sono tante cose dolci, poi naturalmente parlando con Raffaele dirò quale farmi mettere una busta a portare a casa, perché allora meglio essere onesti, c'è chi fa tutto il perbenismo, ma no, lasciamo perdere, no. Io poi gli dico a Raffaele qual è la parte, proprio perché c'è una torta bellissima con il talento più importante del calcio, tutto questo creato in poche ore, e di questo devo dare adito a Raffaele Pellegrini, perché oggi stando con Michele Mirabella, il quale lui è alla procura di Raffaele Pellegrino in alcune situazioni, si è parlato di questa torta, subito si è attivata ed è arrivata la torta con Lorenzo Insigne, questa è una cosa molto oltre a tante cose dolci, però so che a nessuno piace il dolce quando è poco, praticamente. Sindaco, a lei piace il dolce? Perché no? No, sto chiedendo, c'è qualcuno che dice no, sai, nessuna, però... nessuna avversione, insomma, quindi, particolare, per cui è l'unica cosa che riesce sempre a dialogare. Non esagerare, però. Poi dipende che significa esagerare. Esagerare, Gennaro Ciotola, allora, ti pongo una domanda, e lo faccio proprio col sorriso sulle labbra. Ci sono più allenatori, più scuole calcio, più addetti ai lavori o numeri effettivi di quello che è poi il movimento calcistico? C'è tutto e di più, Nello. C'è, perché fin quando la federazione non mette un blocco a tutto questo, ci sarà sempre... Mettere il blocco significa non prendere soldi. Esatto. E quindi credo che sia una hanno cosa un fatto po' difficile. Come il corso di intermediario che hanno preso questo Valentino, diciamo, di procuratore, centinaia e centinaia di persone, poi adesso la federazione ha cambiato il nuovo regolamento, cioè c'è poca chiarezza e tanto business. Da parte. Un amico scrisse su Facebook l'altro giorno: ci sono più scuole calcio che partite IVA aperte in Italia. Sì. Confermi? Assolutamente sì, però ne pensa un po'. Purtroppo anche la scuola calcio è diventata un business importante nel calcio moderno, perché
una società che ha già 100 bambini, 80 bambini, no? Sì. Prendono mensilità, vedi già quanto al mese possono guadagnare. Quindi, però poi bisogna andare ad indagare poi chi ha allenatori qualificati, chi invece lo fa solo per il business. È un po' un macello. Vabbè, diciamo che ci stiamo impelegando in un discorso incredibile. Esatto. Senza via d'uscita. Conoscendo Giovanni Buonaiuto vorrebbe dire qualcosa, però poi forse evita, altrimenti andiamo ai calci di rigore, voglio dire. Però ti pongo un'altra domanda. Ci troviamo a Striano, sempre sul mondo social. Intanto voglio avvisare la famiglia di Valentino Falco, sta bene, tutto a posto, è rientrato, prima pioveva, si stava bagnando, l'abbiamo anche asciugato, ora sta dall'altro lato, tranquillo, quindi non preoccupatevi, è tutto a posto, è tutto sotto controllo, è giusto avvisare, sì, perché qualcuno può pensare, chissà, poverino Valentino, è meglio io di essere onesti, allora, ci mancherebbe. Allora, Gennaro, tu sei responsabile per il Cagliari, in modo ufficiale, diciamolo, non pezzottato, perché è giusto metterlo in evidenza, perché anche questo, io conosco tante persone, io curo gli interessi di Tizio e Caio, poi mi vado a informare nel mio piccolo e quando pongo delle domande dall'altro lato, soltanto per educazione, non mi mandano a quel paese perché di smettere. Tu invece possiamo dire, ancora me, sei responsabile ufficiale per il Cagliari. C'era stato un momento in cui dovevi essere responsabile di un'altra realtà, una grandissima realtà, però poi scatta una canzone che canta Alberto Selli, che è stato pure al Carnevale Stranese, a Gelusì e quant'altro, si fanno deviare determinati progetti. Però hai letto che un ragazzo di Striano, 2004 se non erro, è stato in quel di Cagliari a fare un provino? Sì, assolutamente sì. Perché quindi in settimana quando il ragazzo... Mi è stato detto poi dal responsabile che c'era questo ragazzino in prova portiere, che poi ogni settore, certo, bravo, i portieri è sempre un ruolo delicato, particolare, che bisogna poi farlo osservare da chi capisce di portiere, perché certo. Io credo che il portiere sia sempre un ruolo a parte. Tu lo sai che Giovanni Buonaiuto faceva il portiere nella vita? Lo sapevi? Sì, lo conoscevo come... però lo importante averlo fatto, cioè pure chi prima del dopoguerra nemmeno questo, voglio dire, non perché sono l'avvocato di Buonaiuto, però è giusto metterlo in evidenza. Quindi avendo qui un ex portiere sappiamo poi la difficoltà nel capire voi. No, io ti ho posto questa domanda, sai perché? Perché molte volte anche nel mondo delle scuole calcio, e mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, si creano dei provini fittizi. Ok? In questo caso non solo tu avevi la notizia che questo ragazzo di Striano insieme a un altro ragazzo pure di Sarno sono stati al Cagliari a fare questo provino, significa che è tutto vero ed è tutto certo, quindi non c'è stato millantato credito da parte di nessuno, questo volevo dire. No, beh, esistono questi stage che fanno procuratori fasulli, osservatori, società per magari cavararsi qualche ragazzino in più, sì, rispetto a altre realtà. Esistono queste cose, che, questi sotterfugi, che purtroppo è difficile poi abolirle, perché ce ne sono tante di queste situazioni. Torniamo alla stessa cosa di prima, andremo in un discorso particolare. Mi stai mettendo in difficoltà, parliamo di Napoli, di Sarri, è più bello. No, ma tu sei una persona molto, tu sei una persona talmente tranquilla, pure perché l'ha pagata sulla tua pelle certe cose, io perciò, ecco, perciò mi permetto e mi fa piacere che, no, le difficoltà sono alte. Qual è la difficoltà? No, nel senso che... Sai qual è la difficoltà? Scusami che se ti interrompo. Che bisogna approfondire. È quando molte volte si dicono cose che non stanno né in cielo e né in terra. Quella è la difficoltà. Certo. Lei lo sapeva, sindaco, che c'è stato un ragazzo di Striano che è andato a fare un provino con il Cagliari? Io lo sapevo, lo so, però non carichiamo di eccessiva, no, ma lo sapeva, voglio dire, responsabilità. No, dico, lo sapeva. Sti ragazzini che devono innanzitutto e soprattutto studiare. Continuare a lo studiare, sapeva. Perché quella è la maggiore. Ma lei lo sa che le responsabilità non cadono sui bambini, ma su chi responsabilizza. Questo bambino lo conosco, l'ho visto crescere, è mio nipote, però ripeto, non carichiamolo di eccessiva responsabilità, perché poi penso che chi rimarrebbe nell'ipotesi in cui chiaramente il ragazzino
non venisse, diciamo, accontentata nelle sue aspettative. Il problema maggiore sarebbero i genitori, il padre, la mamma. Ah, tutto a posto, non tanto la mamma, va bene così, va bene, voglio dire, come sempre è stato molto chiaro, e mi è piaciuto pure questo. E allora, Giovanni Bonetti... È mio fratello, appunto. Però è una cosa molto bella, ma a prescindere da tutto, voglio dire, è una cosa che è bella, significa esattamente... È un ragazzino che bisogna seguire... No, ma a prescindere dal bambino, dal ragazzino... Però non bisogna eccessivamente responsabilizzarlo, insomma. Lui deve, e lui... Questo glielo dico sempre, devi innanzitutto e soprattutto studiare, continuare a studiare. Poi, se ci sono altre aspettative, un futuro diverso, questo chiaramente saranno poi situazioni che non dipendono, certo, come dicevamo prima, per tanti fattori. Nello, purtroppo tu lo sai, no? Questa è una fascia delicata. Bravissimo, bravissimo. Qua parliamo che... È quella fase della vita che ti porta dal bambino bambina adolescente, allora, e poi col tempo... Io chiedo scusa, io penso che il compito essenziale e fondamentale delle scuole calcio non è quello di formare, diciamo, campioni, almeno per quanto mi riguarda, ma formare uomini, certo, che possano chiaramente, semplicemente e facilmente inserirsi poi nella società civile, perché io ritengo, e sono stato anch'io un uomo di sport fino a 20 anni, 18 anni ho giocato anch'io al calcio, e so com'è formativo il calcio, nel senso, a calcio o ha picchiato il pallone? No, giocavo a calcio. Perfetto. No, per sapere. Giocavo a calcio. Oggi poi ho fatto una scelta, perché poi bisogna fare delle scelte nella vita. Io ho scelto di andare avanti, diciamo, nello studio, nella mia professione, per cui, e ritengo appunto che il calcio, così come tutte le discipline sportive, siano estremamente formative sotto l'aspetto psicologico, sotto l'aspetto civile, sotto l'aspetto dei rapporti umani, dei rapporti civili. Quindi in questo caso le scuole calcio hanno una grossa responsabilità e chiaramente hanno un ruolo fondamentale, così come la scuola, così come la famiglia, così come chiaramente le istituzioni. È chiaro che poi, se poi vengono fuori dei campioni, che ben venga, ma questo non deve essere, diciamo, il punto principale e fondamentale dell'attività delle scuole calcio. Le scuole calcio servono per tirare fuori i ragazzi da quella che è la strada, il marciapiede, e quindi tenerli impegnati, tenerli insieme, diciamo, socializzare. Quindi il tutto socializzare, lo scopriremo soltanto vivendo, socializzare. Parafrasando una poi canzone. Se viene fuori il campione, che ben venga, insomma. Va bene così. Allora, Giovanni Bonaiuto, nel frattempo, Giovanni, prima che ti dici la tua su questi argomenti, voglio salutare, perché c'è qualcuno che ci segue, ringraziando Dio, ci mandano anche le foto per conferme, questa è una cosa importante, quindi, ma non avevo dubbio, pure perché mi è arrivato Raffaele Pellegrino, e quindi, avendo lui gli occhi chiari, ci sono parecchie fan che lo stanno seguendo, questo è importante. Allora, la Sartoria Orlando, Mosè Marotta, Gianfranco Mattiu Collaro, il collega Donato Martucci, Francesco Molitierno, Sabatino Caldiero, Sabatino che ci segue sempre, Enrico Iannillo, Michele Cardenio, il grande Luigi Carleo, poi Raffaele Lanzetta, Pietro Cordella, Guido Gaglione, caro Giovanni Cava, Giovanni Mirabella. Poi commentano, tra le altre cose, c'è Giovanni Vitale, altro portiere, come sempre dice Napoli ti stima, e lo ringrazio, su questa è una cosa molto bella. Alfredo Ferrara, a tal proposito, un abbraccio ancora una volta ad Alfredino, perché in poche ore ha subito una doppia perdita, quasi una beffa del destino, ma anche questo fa parte della vita, lo saluto con un abbraccio molto forte. Praticamente poi c'è Andrea Cordella, il quale sta facendo il simpatico dal ristorante. Caro Andrea, allora ora ti rispondo a modo mio. Mi hai detto che si apriva la camicia e usciva il pancino, sei bugiardo. Innanzitutto, l'uomo senza pants non è nome e sostanza, partiamo da questo. Poi mi sono messo all'impiedi, vedete che fa? Questo è Andrea Cordella sotto il portone, con tanta cliente pensa alla mia pancia. Tutto questo è frutto anche della tua braceria.
Quindi se un giorno avrò qualche problema, anche tu sei complice di questo, perché in positivo, ci mancherebbe, sto dicendo bene? Giusto? È meglio precisare, quindi quando hai deciso, poi addirittura mi scrivi perché non ti siedi più, si vede il pancino, vedete dove si arriva, tutto questo non c'è problema. Ora siamo ancora coperti, c'è il responsabile della sicurezza che sta monitorando perché rischio attentati attorno alla confetteria Pellegrino, non so perché Rando Prospero sorride, voglio dire così, perché è importante. Forse pensava che il trofeo di Rione Piazza qualcuno lo prende, non si tocca, di Rione Piazza finisce qua. Andiamo avanti, poi andiamo altri amici che salutavano, e lo faccio Enrico Iannello. Saluto Danny Celentano, a proposito, grandissima serata la sua insieme a Pasqualino Maione ed Antonello il Venditti, veramente una serata, una delle tante molto belle del Carnevale, e quindi lo saluto anche a lui, come pure ci scrivono da Cesa, saluto Gaetano, responsabile di un centro sportivo molto bello, come vedete sindaco ci segue qualcuno, voglio dire. È meglio sorridere perché, come vedete, noi interagiamo dalla pancia a quello che può essere uno sguardo molto ammailante per quanto riguarda Michele Mirabella. È arrivato Raffaele con la sua principessa, bellissima, dopo ci parleremo. Parleremo del Carnevale perché c'è il presidente dall'altro lato. Presidente o responsabile? Responsabile, no, meglio presidente del Rione Piazza. Nando Prospero dall'altro lato, ci sta altro Rione, Rione Saudone. Anche lui, ripeto, la sicurezza dall'altro lato, però c'è anche un altro amico che con me ha sbagliato, ma lo voglio sempre bene, dico anche nome e cognome, si chiama Antonio Calabrese, ma va bene così, perché poi ogni cosa bisogna mettere da parte, lo voglio bene comunque a prescindere. L'importante è che, sindaco, lei se ha paura di essere aggredito non si preoccupi, perché c'è dall'altro lato un suo ex allievo che fa il bodyguard per natura, e quindi per quanto riguarda la sicurezza. Giovanni Buonaiuto, torniamo a noi, vai. Dimmi. Tutto questo, partiamo da quello che è il discorso delle scuole calcio, lo so che non vorresti entrare nello specifico, però qualcosa bisogna dirlo, altrimenti uno omette la propria intelligenza. Prego, sì, Giovanni. La prima cosa, voglio salutare Guido Gaglione, che sì, è il mio collega. Ci teneva a stare bravo. Assolutamente, una persona eccezionale, per benissimo, per cui veramente mi piace salutare. Per bene, hai detto benissimo. Per quanto riguarda il discorso scuole calcio, giocatori, procuratori, tu sai che mio figlio, purtroppo meno male, fa parte di un settore giovanile professionistico, per questo mi sono dato... Benevento, diciamola, Benevento. Sì, sta bene, mi sono dato l'input di non parlarne più di tanto, perché chiaramente ho le mie idee, probabilmente cozzano con quelle che sono le idee comuni nei settori giovanili, per cui me le tengo per me. Per quanto riguarda invece le scuole... Questo mi è piaciuto, per cui me la tengo per me. Questo è bellissimo. No, mi è piaciuto come l'hai detto, con l'intensità. Bella questa, per cui me la tengo per me. Il sindaco me ne può dare atto. In clima politico per lui e in clima calcistico per me, molte volte è meglio tacere che dire la propria. Invece per quanto riguarda le scuole calcio, voglio dire un paio di cose, permettimi giusto due minuti. Striano è terra fertile per quanto riguarda i ragazzini... bravi calcisticamente, infatti ce n'è pure qualcun altro della scuola calcio Striano che è nell'orbita Napoli, che intendo per orbita Napoli, il Napoli non lo ha preso, non sta decidendo di prenderlo, però il ragazzino già è monitorato. È andato a Sant'Antimo ad allenarsi con loro e mi fa piacere, andrà di nuovo. Perfetto. Sperando che possa vivere bei momenti, come quello che dico sempre agli altri che mi chiedono di mio figlio, non so se diventerà giocatore, ma sta vivendo dei momenti eccezionali. Un'altra cosa, bisogna dire anche un'altra cosa, lo dico io per onestà intellettuale, il figlio di Giovanni, ora col Benevento, è stato anche col Napoli, voglio dire, è stato oggetto anche di attenzioni di grandi club, lo dico io, non lo sta dicendo il papà, Atalanta, Torino e quant'altro, quindi significa che le capacità tecniche oppure anche, come diceva giustamente il sindaco, di crescita, sono importanti nelle nostre zone. Non è vero che si dice soltanto la famosa frase, c'è un grande bacino d'utenza, però poi non esce nessuno, assolutamente no, sono tanti altri fattori che poi vanno a incidere su determinata cosa. Permettimi una battuta su quello che ha detto prima il sindaco. Francesco, il secondo anno che stava a Napoli, venne un ragazzo nuovo di uno dei rioni di Napoli. Allora si avvicinò e chiese a Francesco, dice, ma tuo padre che cosa fa, tua mamma che cosa fa?
Allora Francesco disse: mia mamma e mio padre fanno gli insegnanti. Sto ragazzo subito corse verso gli altri. Uai, buon aiuto, sta inguaiato. Te la mamma e mio padre da studiare per forza. Diciamo, questa cosa è... No, per farti capire, ecco, questa poi è quella... Quella furbizia dei ragazzi che sono qui che vanno, hanno uno step avanti, Nello, e tu ci sei da una vita a giudicare. Sì, il direttore ce ne può dare atto. Come bacino d'utenza nel mondo non c'è il materiale calcistico umano alla fame che c'è a Napoli. Io non solo vado, sono d'accordo con te, ma faccio un altro paragone. È come se nessuno al mondo o in Europa... a Michele Ubambenil, mi spiego perché sta seduto da un'ora, ho la sensazione che si è bloccato il collo, non si muove ma respira. Di questo e tanto altro ne parleremo dopo la pubblicità. A frappè. E dunque siamo ritornati in diretta qui dalla caffetteria Pellegrino in quel di Striano via Risorgimento. Nel frattempo continuo a salutare gli altri che ci stanno scrivendo, c'è scritto anche Giovanni Mirabella, sono veramente in tanti quelli che ci stanno scrivendo, fortunatamente c'è qualcuno che ci segue. A tal proposito li ho salutati già prima, vado a salutare anche gli altri che in questo momento si stanno aggregando ai saluti, perché chiaramente c'è il fatto del contatto. Ecco qua altri nomi da Francesco Rainone, e poi a seguire Antonio Ciotola, sarà qualche parente, non lo so, andiamo avanti, e sono veramente altri ancora, che Isaia della ragione, come sempre Isaia, un bacione, e tieni duro perché la verità verrà sempre a gallo. Come dice pure altro tifoso, questo è importante, Pietro Cordella dice: l'importante è andare avanti e perseguire nel proprio obiettivo, sarà difficile per te gestire un po' tutta la situazione, come detto dall'altro lato. Niente fa ma crea problemi, responsabile della sicurezza perché sta con i servizi segreti in continuo contatto, dicevo, il problema tu è gestire, ma voglio dire, sponda romana o sponda altro lato, l'importante è che per ora siamo lì davanti. Bisogna stringere i denti. Prima ho citato Antonio Calabrese, non sarà inquadrato perché è notizia proprio di ieri, un biennale con Gomorra, le prossime edizioni sarà lui l'alter ego di Sangue Blu, e quindi questo è importante mettere in evidenza anche questo. Caro Pasquale, hai inquadrato questa torta? Qui sopra c'è, se riesci, lo faccio io, ecco qua, il magnifico Lorenzo Insigne, tutto questo grazie, la rialzo Pasqualino? Perfetto, ecco qua. Calabrese, posso tenerla? Sì, va bene, mi hai dato l'ok. Grazie caro, sei gentile, ti ringrazio per la collaborazione. Ecco qua Lorenzo, questo qua. Fate un applauso a chi ha creato questa torta, grazie anche. Caro Michele, ti chiedo scusa per le spalle, ti chiedo scusa per le spalle. E allora, gli amici che vedete inquadrato sono parte integrante di quello che è stato il carnevale. La signorina qua la vedete fra qualche anno a Miss Italia, lei è praticamente Maria Teresa. Ciao. Buonasera. Buonasera. Allora, tu per che squadra tifi? Napoli. Ah, ecco qua. Qui doveva partire l'applauso spontaneo, voglio dire. Bravo Maria Teresa. Allora, ti piace Insigne? Ti piace come giocatore? Sì. Perfetto. Chi vince quest'anno lo scudetto? Non lo so. Non lo sai? Vedi, no, ma lei è sincera, se fosse stata la Juve diceva noi, perché sa che vincono comunque. Invece lei dice non lo so, come viene così ce la prendiamo. Maria Teresa, ecco qua, ripeto ancora una volta, il papà sta qui, è più emozionato il papà che Maria Teresa. Maria Teresa sorride, il papà è bloccato un attimino. Ma stai tranquillo Raffaele, perché dall'altro lato c'è il bodyguard, voglio dire, lui risolve tutti i problemi con lo sguardo, voglio dire, è riuscito pure in questi giorni. Le condizioni climatiche, purtroppo abbiamo detto che la manifestazione è stata rinviata a data da destinarsi, no annullata, precisiamo, perché visto che ci sono degli impegni con artisti, annullata, quando invece la trasmissione rischiamo di trovare qualcuno qui fuori, dice che è dritto, ripetete, destinata, praticamente rinviata a data da destinarsi, detto bene? Va bene così, andiamo avanti, questo è importante. Allora, Maria Teresa, vado dall'altro lato, se mi consenti, grazie, vado vicino al responsabile, chiedo scusa sempre per le spalle, di coloro che poi hanno vinto questo trofeo per quanto riguarda la 35esima edizione del Carnevale Strianese, vale a dire, dillo tu, Rione? Rione Piazza. Allora, partiamo dal presupposto.
si è sempre detto c'è un rione che vince, ma i vincitori sono tutti. Tu la pensi allo stesso modo e soprattutto che cosa ti senti di dire dopo quello che è stato un carnevale bello, intenso e ricco di emozioni? Allora, io mi sento di dire che è vero che c'è un rione che vince, però vincono un po' tutti. Io dalla mia parte l'ho sempre pensato e giusto volevo dirlo a carnevale, soltanto che dopo il caos della premiazione non c'è stato più modo. La possibilità, prego, prego. Dirlo. Per me i vincitori di questo carnevale, ma non per essere, sono i ragazzi di Rione Saudone, perché quattro ragazzi con il loro impegno e con la loro voglia hanno riuscito a costruire un carro e nonostante tutto ciò portare avanti questa manifestazione anche loro. E quindi per me i vincitori di questa edizione sono loro. E poi abbiamo vinto noi, penso meritatamente, posso dirlo tranquillamente, perché comunque si sono visti i risultati, ci siamo impegnati, no che gli altri non si sono... Sì, assolutamente, avevo capito che volevi dire. Forse ci siamo impegnati un po' di più. Poi ringrazio tutte le persone, sia di Striano che da fuori Striano, che ci hanno onorato con la loro... Sono state tantissime, e si è visto, io non... questa era la 20ª edizione per me, e erano da un bel po' di tempo che non vedevo un carnevale così, quindi... Sono rimasto molto contento e molto esterrefatto da tutto ciò che è stato, che ho visto. Poi per il resto ringrazio ancora il Presidente che comunque con la sua volontà ci ha dato la possibilità anche quest'anno di realizzare un bel carnevale e tutti i suoi collaboratori. E ringrazio tutti i miei amici che stanno a casa, però comunque anche grazie a loro se io stasera sono qui è a dire che il nostro carro ha vinto. No, bella la tua fatto sul fatto di Rione Saudone, è stato molto bello perché poi alla messa in evidenza quattro ragazzi, diciamo è stata un'impresa titanica perché è incredibile. Noi siamo vicini con il capannone, quindi li vedevo tutte le sere e a volte tra me e me dicevo se ero io avrei già buttato la spugna, invece loro con la loro caparbietà e con la loro pinta hanno portato avanti questo carro facendo anche una bella figura. Perfetto, no, sei stato chiarissimo, no, ci mancherebbe. Voi siete fratelli tutti e due? Vi somigliate tanto? Padre e figlio. Ah, padre, pensavo che eravate fratelli. Parole importanti, il fatto del Rione Saudone e di tutto il movimento significa che comunque questo carnevale oramai ha un suo percorso di vita a prescindere. Sì, sicuramente. E io ringrazio tutti, ma tutti veramente, i ragazzi carristi, che fanno sì che questa manifestazione, e spero io le 35ª edizione che partecipo, quindi e spero che non finisca. Siamo a metà dell'opera, quindi bisogna andare avanti sempre. Sì, sempre. Perfetto, dall'altro lato, Pasquale, io passo davanti alla telecamera e ti chiedo scusa, ecco qua, chiedo scusa sempre per le spalle naturalmente, altro componente del carnevale, Rione Saudone, le parole sue sono state molto belle. Quattro di voi, diciamo che è un po' il discorso come è attualmente nel calcio, ci chi ha tre organici come squadra, chi ce n'ha metà e deve lottare tra tante cose. Però ascoltare poi le parole del tuo amico chiaramente Salvatore, dico, sono cose che ti danno forza ad andare avanti. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, ci danno tanto orgoglio. La nostra prima parola è stata, quando abbiamo formato il gruppo, è stata quella là di aprire il capannone e avevamo già vinto. Ci siamo riusciti, ringrazio anche i ragazzi che sono venuti gli ultimi giorni a darci una grande mano. Chi sono gli altri tre? Allora, Antonio Calabrese. Allora, Salvatore, hai commesso un errore, lo devo dire davanti alla telecamera. Che se tu mi parli di quattro ragazzi e poi le dici Antonio Calabrese, già siamo a 44, voglio dire. Come prestanza fisica, come... E mi fermo qua, e soprattutto, mica è facile, voglio dire. Allora, non solo come prestanza fisica, no perché è presente, ma Antonio Calabrese da solo valeva per 44 ragazzi. Difatti è vero. E io aggiungo, se non avete vinto è perché c'era Antonio Calabrese. Poi gli altri due? Luigi Archimio e Carmine Ferrara e c'era un altro Luigi Cirillo. Perfetto.
E allora, questo è importante, perché era giusto dirlo, non perché gli altri assolutamente, però per mettere in evidenza. Ecco, pure perché io a un certo punto, io non vedo mai chi l'ha visto, no? Perché è una cosa che... vedono, però l'unica volta che ho visto il numero verde, perché per un periodo non avevo visto più Antonio Calabrese, e uno mi disse, se lo puoi vedere sta chiuso nel capannone, quindi confermi tutto questo. Sì, confermo, e anche nella diretta scorsa lui era al capannone a lavorare. Meno male, se ci fosse un carnevale all'anno facesse meno danno, sarebbe sicuramente sempre impegnato, questa è una cosa molto bella. Presidente, a te è piaciuto il carnevale? Sì. Tu ti sei mascherata? Sì, sì. Qual era la tua maschera? E in verità ho fatto il Rione Saulone. Ah, bravissima. E rappresentavamo l'America. L'America. Quindi praticamente tu danzavi, giusto? Sì. Ti sei divertita? Sì, molto. Quindi per te è stato un bel carnevale? Sì. E quando lo dice la voce dell'innocenza significa che effettivamente tutto è andato come deve. Altre volte i grandi siamo portati molte volte a spostare leggermente l'equilibrio. E invece Maria Teresa, oltre ad essere bellissima, perché sei bellissima, è stata sincera, nel senso che hai detto mi sono divertita. Ti sei divertita con o senza Antonio Calabrese? Non lo conosci nemmeno? Non ti sei persa nulla, non ti preoccupare. Perfetto così, ecco qua, Maria Teresa. E allora, a questo punto mi sposto e poi per il gran finale, se ci siamo perfettamente, Nando Prospero, presidente pro tempore del 35esimo carnevale. Però devo dire una cosa, quando hanno parlato di Antonio Calabrese ho visto che hai applaudito in modo spontaneo, quindi non è proprio cattivo come dicono i compagni, no? No, no, non è cattivo. Innanzitutto buonasera a te e buonasera a tutti gli spettatori. Di parole quest'anno ne abbiamo dette abbastanza, l'unica cosa che vorrei ancora dire questa sera è un applauso a loro per quello che hanno realizzato, perché sono state delle vere e proprie opere d'arte, come io dico sempre. Perché i ragazzi veramente si sono impegnati tutti dal primo all'ultimo per far sì che questo carnevale potesse riuscire in maniera così eclatante. E ti ripeto, l'ho detto dal palco e lo ridico qui, io sono orgoglioso di rappresentarli, perché loro si impegnano in quello che fanno. E noi dobbiamo dare atto che tutto quello che vanno a realizzare lo realizzano innanzitutto per passione, e poi ci mettono veramente il cuore, perché poi... Nando, quante presenze alla fine ci sono state? Allora, le presenze sono state all'incirca 5.000 paganti, quindi facciamo un giro all'incirca di 10.000 persone a sera per essere 5.000 paganti, perché più o meno il presupposto è questo, considerando che tutti gli stranesi non pagavano, certo, i ragazzi con età inferiore a 16 anni non pagavano, che poi sono il target maggiore che partecipa al carnevale. Questo sta a significare che noi non abbiamo fatto un discorso di business sul carnevale, perché se volevamo fare un discorso di business avremmo fatto pagare tutti, dal neonato al vecchio di 70 anni. Noi abbiamo fatto un discorso almeno giovane. Abbiamo fatto un discorso di reperire i fondi, perché questi ragazzi, oltre a metterci lavoro, non possono più metterci anche i soldi dalla tasca, e quello era il senso di quello che noi andavamo a fare. Nando, io non è che ti voglio interrompere, ma ti faccio una domanda. A questo punto è andato leggermente, il tempo è passato, quindi uno ragiona meglio, guarda le cose più attentamente, più in modo più tranquillo. Soddisfatto da 1 a 10? No, queste valutazioni non le faccio. L'unica cosa che dico è che praticamente la manifestazione è riuscita. Sicuramente ci sono degli errori che possono essere risolti. E migliorati con l'impegno di tutti, e poi è quello il nostro intento. Noi di anno in anno siamo riusciti sempre a crescere, perché innanzitutto siamo autocritici, e quindi andiamo ad analizzare prima il nostro operato e i nostri errori, e poi andiamo a giudicare gli altri. Perfetto, l'unica cosa che ti chiedo, te lo chiedo davanti a tutti, potete chiedere tutti quanti voi la testa di tutti, ma l'unico incedibile deve essere sempre Valentino.
pure perché come Valentino difficilmente lo troveresti. Voglio dire. Sì, vabbè, innanzitutto io ringrazio Valentino perché è qui presente, ringrazio tutti i ragazzi, ringrazio Mariano Giordano, ringrazio il gruppo direttivo, ringrazio la SEA Service di Mariano Giordano, ringrazio Titti, l'amministrazione comunale, nello specifico gli assessori Enrico Gravetti e Rosa Rega che si sono veramente impegnati tanto per questa manifestazione, oltre al sindaco. Senti, ma col sindaco ti sentivi oppure era tutto delegato? No, ci siamo sentiti, mi ha chiamato molte volte per tenermi aggiornato sulla situazione. Ma lui è una bravissima persona, c'è solo quel difetto, ma lasciamo perdere. Sì, boh, lasciamo stare, quello non conta, quello è un difetto calcistico. Non conta. A parte tutto, scherziamo sempre, possiamo dire tranquillamente, e poi andremo naturalmente velocemente in pubblicità, è stato un grande carnevale, l'ho percepito dalle email che arrivavano durante la diretta, oltre 3 ore di diretta, non da tutti, non possiamo, 3 ore e mezza mi fa cenno Pasquale Turco, bisogna essere onesti, sfido chiunque a tutti i livelli, regionale, non 3 ore e mezza di diretta, non li ha fatti assolutamente nessuna città, anzi aggiungo, ottimizzando le risorse, ottimizzando le idee, ottimizzando i rapporti interpersonali, si è andati veramente oltre, perché bisogna essere onesti e di questo ne sono grato e ringrazio pubblicamente Pasquale Turco, collaboro con lui da editore da oltre 17 anni, non è un giorno, è una cifra, e devo dire tranquillamente che siamo andati oltre l'ostacolo, perché quando ci si vede, quando uno vede che dall'altro lato c'è il massimo impegno e l'entusiasmo, bisogna collaborare sotto tutti i punti di vista. Di questo ti ringrazio, te ne sono grato e soprattutto ad Maiora. Io ringrazio te a nome mio e di tutti i ragazzi, perché penso che anche loro abbiano capito il forte lavoro che c'è stato sia da parte tua che da parte di Capri Event per renderci visibili in tutta la regione e anche oltre, perché comunque abbiamo avuto un riscontro sostanziale anche dalla diretta televisiva dell'anno scorso e quest'anno abbiamo deciso di rifarla ancora con più atmosfera gradita, perché poi ci è sembrato utile per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di far conoscere il carnevale strianese, che è il carnevale più bello in Campania, perché realizziamo i carri più belli della regione Campania. Questo qua è un motivo di vanto che io dove vado, lo ripeto sempre, anche a rischio di fare polemiche contro con chi trovo dall'altra parte. Assolutamente, quando c'è appartenenza veritiera. Sì, perché quest'anno siamo andati a Palma Campania a pubblicizzare il carnevale, che per me è stata una soddisfazione, perché andare a Palma Campania, il carnevale più storico della Campania, anche se è un carnevale completamente... Come se vincere su un campo di una grande squadra. Esattamente, anche se è un carnevale completamente diverso dal nostro, essere invitati lì e parlare del carnevale strianese per me è stato già una vittoria in quel momento. Perfetto, a questo punto, bravo Nando. Maria Teresa continua ad applaudire, poi ascolto anche subito la chiosa finale del primo cittadino. Velocemente, come dice un noto conduttore, un pochino di pubblicità, poi ritorniamo per gli ultimi 600 secondi. Allora, siamo ritornati in diretta per questi ultimi 600 secondi sul gentil sesso zoomato, e neanche a farlo apposta, in riferimento alle parole che stavamo dicendo sulla presenza della gente venuta qui a Striano, se Pasquale è d'accordo, mi può inquadrare gentilmente, se ci riesci, ci mancherebbe, oppure mi avvicino io, in questo telefonino mi sono arrivate queste due fotografie, come testo c'è scritto. Ecco qua, perfetto, vedete, tutta luce del giorno. No, non tremo con la mano, ti preoccupare. C'è l'età ma non tremo, tranquillo.
Praticamente, Nello, io faccio parte dei 5.000 paganti e sono rimasto veramente contento. Complimenti a Striano. Praticamente è Gaetano da Cesa, titolare della struttura molto bella dei campi a Cesa, e questo credo che per chi aveva dei dubbi o ed era scettico oppure è andato oltre con delle volte anche situazioni e argomenti sterili, credo che sia un motivo di grande soddisfazione, perché da Cesa, Aversa, Caivano, Sperone, in più ripeto, San Pietro a Paterno, Ercolano stesso, da ogni parte della regione Campania non solo, sono arrivati, il che significa che c'è stata una volontà forte di mettersi in macchina, organizzarsi prima, venire qui a Striano, pagare quel misero ticket, perché si poteva dire pure c'è il parcheggio e si paga tot, e invece hanno pagato regolarmente e si sono divertiti. E stasera se arrivano queste foto del sindaco, significa che tutta la città, senza sì e senza ma, ha vinto per l'ennesima volta. Infatti io non vorrei essere ripetitivo e quindi fare i soliti elogi ai ragazzi, al presidente del Carnevale, però da primo cittadino e quindi da sindaco di questo paese, io mi sento di dire che durante questo mese e mezzo di festività carnevalesche, perché siamo riusciti, diciamo, a fare in modo che questo paese, questo territorio, questa comunità fosse protagonista, non per quelle due o tre giornate del carnevale, ma nel corso di circa un mese e mezzo. Certo. Non era semplice. Ci siamo riusciti con sforzi enormi da parte di tutti, e questo è un fatto estremamente positivo non solo per il carnevale strianese, ma io ripeto per tutta la comunità strianese e per tutto il territorio strianese, perché il fatto che siano arrivati sul nostro territorio 5, 6.000, 10.000 persone sta a significare che questo territorio è stato protagonista ed è riuscito a mettere in mostra le cose, diciamo, belle e migliori di cui è capace e che possiede. Io ho avuto modo in questi, diciamo, in questi giorni di avere sul nostro territorio l'onore di ricevere alcuni politici che stanno in tour elettorale, no? Politici che hanno visto altri carnevali, il carnevale di Parma Campania, il carnevale di Saviano. Ho avuto modo di avere sul nostro territorio in quei giorni del carnevale anche il rettore della Federico II, il professore Manfredi. Perfetto. Che è anche il presidente dei rettori nazionali, quindi è un'autorità importante dal punto di vista culturale. È stato qui, ha visitato i nostri carri, e così come anche gli altri politici sono rimasti entusiasti e sbalorditi dalla bellezza di questi carnevali. E chiaramente quando loro facevano con lei l'impegno anche che l'anno prossimo porteranno qualche soldino in più, sindaco. Qualche soldino in più, io penso che questo dipende da noi, da come riusciremo ad organizzarci e da come riusciremo a strutturarci, perché se noi troveremo la struttura giusta riusciremo anche a portare su questo territorio qualche soldino per rendere più agevole il lavoro di questi ragazzi. Questo è quello che noi dobbiamo fare nei prossimi mesi per fare in modo che questo carnevale possa avere una visibilità, diciamo, maggiore grande, sì, certo, sul territorio, e possa avere anche un riconoscimento che meritano, perché loro sono e hanno dimostrato di essere bravi e di essere capaci. Io ho sempre detto, e lo ripeto anche stasera, se questo carnevale è sopravvissuto per 35 anni e sicuramente sopravviverà anche negli anni a venire, è perché ci sono le loro capacità, c'è il loro amore, la loro passione, e quindi questi ragazzi sono il fulcro centrale di questa manifestazione. Poi io ho sempre detto, indipendentemente da chi si trova in quel momento ad essere il sindaco, anche dal presidente, che è un ottimo presidente, io mi auguro che possa continuare nella sua attività di presidente, perché ha dimostrato di avere pazienza, di avere forza, duttilità, di avere capacità, e quindi io mi auguro che possa essere ancora lui
l'interlocutore di questa amministrazione anche per la prossima e per il prossimo carnevale. E quindi ripeto, loro hanno e camminano con le loro gambe, indipendentemente, ripeto, dal presidente e dall'amministrazione comunale. Però in tutto questo voglio spendere, anche perché io sono il sindaco, voglio spendere anche una parola a favore della politica e dell'amministrazione comunale. Ci sono stati gli sponsor, ci sono gli sponsor che sono essenziali e fondamentali per poter portare avanti il carnevale, però voglio ricordare a tutti quanti che il maggiore degli sponsor è l'amministrazione comunale, insomma. Non solo per quanto riguarda il contributo economico, che è sostanzioso, nel senso che il comune di Striano mettere in piedi, in campo 7.000 euro per una manifestazione come questa non è di poco conto, e noi facciamo uno sforzo non di poco conto nel dare un contributo in termini economici di questa portata. Dopodiché a questo bisogna aggiungere tutta una serie di spese a cui l'amministrazione comunale va incontro per quanto riguarda chiaramente il mantenimento della cittadella del carnevale, per quanto riguarda chiaramente anche la sistemazione dell'area dove noi andiamo a fare il carnevale strianese, tutto quello che ci costa tenere sul territorio in quei 3-4 giorni vigili e quant'altro, e questo però viene ricompensato dal loro lavoro, dalla loro serietà, dalla loro professionalità. E la cosa che io voglio voglio mettere in evidenza, è che a me fa piacere che durante tutti questi giorni tutto sia svolto in modo pagato, tranquillo, senza nessun incidente particolare, sapendo che sono giorni particolari, giusto. E che facilmente questo è un altro grande trionfo. Questo è stato un altro elemento di civiltà, non solo dei ragazzi ma di tutta la comunità strianese. Quindi io di questo ne sono fiero. E io la ringrazio per queste parole, perché era giusto metterle in evidenza. Di vanto per questo territorio. E allora, nel frattempo, a Gennaro Ciotola lo saluta Raffaele Marchesano, dice salutami appunto a Gennaro, mentre Valentino Perrino dice ti seguo sempre amico mio, un forte abbraccio a tutti, in particolar modo a mister Giovanni Buonaiuto, professionista e uomo esemplare, e Gennaro Ciotola che con caparbietà e sacrifici sta svolgendo un lavoro straordinario per la crescita di tanti giovani aspiranti calciatori. C'è anche BJ con noi, sta qui vicino a me, tranquillo, perfetto, eccolo qua, buonasera, buonasera a lei. E allora, io però, noi ci abbiamo al termine di questa cosa. Nel frattempo saluto anche dall'altro lato, che è arrivato in ritardo, ma ci rifaremo con lui, parlo di Francesco Armani, che dall'altro lato molto presto presenterà un lavoro che è in continua evoluzione, e quindi è una cosa importante, perché poi con le proprie capacità si riesce ad andare oltre. Doveva anche lui far parte di questi due giorni di spettacolo, 24 e 25, rinviata, data da destinarsi da parte dell'organizzazione, perché le condizioni climatiche non sono quelle che tutti si auspicavano, e stanno praticamente un po' su tutti i territori, sono state rinviate a data da destinarsi tutti gli eventi, perché queste sono le condizioni climatiche. E quindi lo dico ancora una volta, non sono state annullate, ma sono state rinviate a date da destinarsi. Chiaramente poi sarà l'organizzazione, nella fattispecie il trio MC e soprattutto P, vale a dire Mirabella, Cordella, Pellegrino, a decidere quando sarà ripresa, insieme al loro coordinatore, la RI Produzione, praticamente sarebbe Rosario Iacomino, questo è importante, non lo volevamo dire ma lo diciamo per una questione, perché noi siamo aperti a tutti, noi non siamo né per le simpatie né per le antipatie, noi diamo adito a quella che è la realtà. Altre persone la pensano in modo diverso, per quanto mi riguarda non mi appartengono. Questa è una trasmissione che è stata sempre considerata da parte del tutto. Non me ne frega di chi vuole strumentalizzare, perché dicevano i latini verba volant scripta manent, l'ho detto in latino ma per semplificare il concetto lo dico in napoletano, visto che lo possiamo dire, e chiarchio l'anima caru regnerà la panza, quindi lascia il tempo che trova, chi può altre possibilità, altre capacità li metta a disposizione della collettività. È facile criticare e sparare, è il mestiere più bello del mondo. Ognuno si deve mettere in discussione e dare il proprio contributo. Come pure la Mary Ballet e Capri Event seguirà questo event, prima con
la Raffaella Prisco e soprattutto José Perez, questo ballerino che scatena la fantasia praticamente anche delle donne, non solo di Rosario, perché voglio dire, ma anche delle donne, e soprattutto Mary Ballet, diretto da Marisa Orlando. Capri Event sarà TV ufficiale, perché su questo territorio Capri Event è aperto a tutti, al contrario di qualcuno che dice ma come mai, anche con le idee, non solo con i soldi, perché i soldi finiscono, le idee invece vanno sempre avanti e soprattutto quando c'è rispetto reciproco si può fare tanto. Io per quanto riguarda Francesco Armani, che dall'altro lato è arrivato, lo dico tranquillamente, ci rivedremo, perché è giusto che sia così e ci mancherebbe, perché è un ragazzo che si sta creando da solo e questa è una cosa molto bella. Alessio, Rossella Feltri, Emiliana Cantone, Francesco Casagrande, chiedo scusa se manco qualcuno e mi dimentico, però ci saranno in altre date da destinare, perché queste manifestazioni saranno fatte, come pure il 31 marzo con la Mary Ballet ci sarà questo motivo di aggregazione con tante situazioni. Sta andando in archivio questa puntata, è una puntata che, lo dico tranquillamente, sono contento di averla portata a termine per tantissimi motivi, per dare ancora una volta visibilità a questi uomini che hanno dato il fondo schiena, la faccia e tanti sacrifici, mettendo anche da parte i propri affetti familiari, chi le fidanzate, le mogli e quant'altro, perché è bello vedere un'opera mastodontica di metri e metri di altezza, ma bisogna crearla e quindi bisogna stare sul posto, tutto il resto sono solo chiacchiere. Io ringrazio il primo cittadino, Aristide Rendina, e lo dico tranquillamente davanti alle telecamere, con lui c'è un rapporto di stima reciproca. Se qualche fenomeno di turno pensa che il sottoscritto possa avere questa o quella indicazione, lo dico quando sono le 22:05 circa, ve lo dico in napoletano, avete sbagliato proprio palazzo. Soltanto con il rispetto reciproco, e lo ringrazio perché dal primo momento che ci sta questa collaborazione non ho mai ascoltato, oppure ho avuto, oppure sono stato additato di dire dobbiamo fare questo o quel, sempre massima libertà a carta bianca, pure perché chi mi conosce sa che ho tanti difetti, ma la mia dignità non la metterei mai sotto i piedi per questo o quel fenomeno di turno, siccome siamo in fascia protetta, dico fenomeno, altrimenti direi non avete capito proprio niente. Ringrazio Nando Prospero Ferrara, i vari Salvatore in particolare, con lui ci siamo conosciuti con un battibecco bellissimo, per dire, per far capire, Valentino Falco, il padrone di casa, Raffaele Pellegrino, la bellissima, stupenda, eccezionale e tremendamente bella Maria Teresa, Michele Mirabella o Bambiniel, mister Giovanni Boneuto, grazie sempre, mi sono rifatto stasera, grazie sempre, sindaco, grazie di cuore, soprattutto speriamo a maggio di festeggiare qualcosa di importante, ma lei si immagina, dire, a Strillano hanno fatto una grande festa, un Napoli ha vinto lo scudetto e lei in prima fila, sarebbe una cosa da raccontare. con la bandiera del Napoli. Non sarebbe, grazie ancora al non sindaco. Sarebbe cattivo questa, certo, cosa. Gennaro ci Ciotola. Ci sto. Va bene, ok, ho fatto. Certo. A Gennaro Ciotola, grazie mille di cuore a te, grazie a Pasquale Turco, grazie alla First Lady, Pina, saluto Rosario Iacomino, BJ qui presente, Antonio Calabrese, fresco di nuovo contratto con Gomorra, ancora una volta grazie a Francesco Armani, saluto Andrea Cordella, caro Andrea fai il bravo perché è tutto a posto, grazie alle ragazze dall'altro lato, grazie a tutti quanti voi che state a casa, ma sempre, comunque e a prescindere, forza Napoli e buonasera da Nello Dirmi.